È una lotta che deve essere ancora portata avanti in chiave moderna, secondo quelli che sono gli aspetti che adesso la mafia ha assunto, una mafia che ha praticato la sopraffazione, uccide meno, ma non è meno insidiosa, quindi inquina l'economia legale, impoverisce i territori, inquina le istituzioni. Molto è stato fatto sia come interventi normativi, come risorse che sono state indicate, come competenze che si sono sviluppate, però l'esperienza insegna che questa vocazione al cambiamento deve impone quello di seguire sempre, insomma, questo sistema che contrasta la mafia, per intercettare ogni cambiamento e poter essere sempre presente. Questi grandi esempi vengono ricordati per tramandare anche alle generazioni future, tra generazioni attraverso questo sistema.